Un tempo splendore, oggi un orrore. Villa Nasti in origine, Villa Letizia dopo. Qui nel quartiere Barra la conoscono come la discarica. Un pugno nell'occhio della storia per un monumento del XVIII secolo. Il parco versa in condizioni vergognose. Quello che era un luogo di accoglienza e di svago per famiglie e bambini si è trasformato in una discarica abusiva e incontrollata di rifiuti. Amianto, bidoni di pittura, scarti di macellazione e altri rifiuti tossici che ogni tanto vengono anche incendiati. Chiusini aperti nel viale, mura sventrate e servizi igienici distrutti. Una situazione gravissima, finita anche in Parlamento con una interrogazione del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo, indirizzata al ministro dei beni culturali Franceschini, al quale si chiede anche conto della demolizione di uno storico tetto alla Piemontese, esempio rarissimo per le ville vesuviane e per cui è stata aperta un'inchiesta con un rinvio a giudizio. Perché questa interrogazione parlamentare su Parco Letizia? Io credo che chi cancella la memoria cancella anche i cittadini. E nell'interrogazione ho citato proprio l'intervento di Save the Children, che ha acceso un faro all'ingresso di questa villa proprio per dimostrare che esiste una memoria storica da tutelare. E va tutelata sia con l'interrogazione sia con nuovi fondi. Noi proprio questa settimana abbiamo depositato una risoluzione che chiede una nuova stagione di recupero delle ville vesuviane, che sono tantissime, sono 122 distribuite su tutto il territorio, da Napoli fino a Ercolano, fino a Torre del Greco, e possono diventare nuovi luoghi di partecipazione e aggregazione.